Era nato tutto all'improvviso. Un gioco di sguardi, due parole, quelle giuste. Ed è stato lì che ho conosciuto lui. Poteva essere una storia di quelle belle, romantiche, a lieto fine, di quelle che avevo sempre sognato, di quelle che fanno credere che i sogni si possano avverare. Ma poi mi ha detto che faceva la dieta del gruppo sanguigno. Inizialmente pensavo fosse uno scherzo, e invece ha proseguito senza timore la sua tesi, ampliando il monologo e estendendo l'orrore in argomenti come detox, acqua e limone a digiuno, limone bicarbonato per la cura del cancro, la cura del limone in 15 giorni, ma che t'ha fatto sto limone, eh? E poi, senza che potessi fermarlo, parlava di addominali alti e addominali bassi, di digiuni intermittenti, perché sai, lo aveva studiato sull'internet. Hai mai pensato che siamo l'unica specie che consuma latte in età adulta? Ma grazie al Pensi davvero che la Terra sia rotonda? Ti prego, basta! E le lobby farmaceutiche? Poteva essere una storia di quelle belle, romantiche, a lieto fine. Ma l'informazione, quella vera, spesso può essere un limite sociale. Scegli l'informazione! O di essere asociale, scegli tu il punto di vista. Scegli Corebo.